Vabbè, comunque abbiamo 6 win. Siete entrati tutti? Sì. Via. Ah, Doug, ti devo fare un discorsetto, ok? La famosa regola del formaggio. Non so se ti è mai stata spiegata questa cosa. Il discorso del formaggio? Allora, caro Doug, non vorrei essere, come si può dire, cattivo, altro, insomma, duro nei tuoi confronti, però ti spiegherò come funziona la regola del formaggio. Quando sei una persona in salute, ok? Hai un'alimentazione comunque costante, ripetuta, e mangi più o meno sempre le stesse cose, o comunque un insieme di alimenti a rotazione che comunque sai che non ti fanno star male, no? Fin lì va tutto bene. Se tu mangi per una settimana intera, ok? Sempre gli stessi alimenti, lunedì una roba, martedì un'altra, mercoledì un'altra, eccetera, eccetera, e non stai male, e ripeti questa cosa per lungo tempo, poi appurare il fatto che, insomma, questi alimenti non ti fanno star male, no? Non sei magari intollerante a nulla, anzi, magari ti tengono in salute. E un giorno decidi di introdurre nella tua dieta un pezzo di formaggio che non hai mai mangiato prima. Non l'hai mai introdotto in quei pasti del lunedì, martedì, eccetera. E quel giorno stai male, no? È logico pensare, Dag, che il formaggio ti faccia star male, no? Naturale, normale, pensi. Esatto. Ho introdotto un alimento nuovo all'interno della mia routine. Okay. Ora, immaginiamo che gli alimenti settimanali siamo noi. Io, Nico... È vero, ok. E fino ad ora non siamo mai stati male, siamo sempre stati in salute. Tu sei il formaggio. Noi ora ti stiamo per mangiare, ok? Tra poco scopriremo se questo formaggio è avariato oppure no. Vuoi essere un formaggio avariato, Doug? Assolutamente no. Cioè, Doug, in poche parole, senza far metafore, senza far star lì a fare giri di parole sul formaggio, no. Noi stavamo vincendo, se adesso perdiamo, il problema sei te. Oh. Questo era quello. Non volevo essere così. Avete direi. Alternative? Ok, il messaggio è stato chiaro. Però avete alternative? C'è qui altra gente? No, sono la vostra unica soluzione. Ma dai, fino ad ora abbiamo vinto partite intere in tre, quindi.